l'idea di sabato è di riappropriarsi del Parco della Fara dalle 14 fino alle 23, organizzando un momento di aggregazione culturale e sociale che poi dia spazio soprattutto a delle chiare rivendicazioni politiche. Infatti alle 5:30 ci sarà un'assemblea cittadina per discutere dei vari temi. I quattro punti che portiamo avanti con tutte le persone e le associazioni, i gruppi che hanno aderito, che sono più di una trentina, sono il no categorico alla costruzione dell'autostrada Bergamo-Treviglio, una vera giustizia climatica, un'altra forma di accessibilità sociale alla città e una mobilità sostenibile. È importante andare a essere alternativa alle dinamiche che imperversano sul centro urbano e a mettere a fianco le questioni per una vera sostenibilità ambientale. Ecco, sì, noi, io sono Jacopo Baltolina come rappresentante del Fridays for Future, abbiamo aderito all'iniziativa insieme a tutti gli altri movimenti e associazioni, proprio perché parte, almeno per noi, come spina dorsale dal tema dell'ambiente, che è importantissimo, e ovviamente consideriamo il no alla Bergamo-Treviglio come un atto categorico per qualsiasi forma di ambientalismo e rispetto dell'ambiente. Chiunque dica il contrario sta dicendo una menzogna su qualsiasi punto. Aderiamo anche e soprattutto perché a livello cittadino, a livello di condivisione della città, vediamo i nostri ideali condivisi con il progetto di giustizia climatica e giustizia sociale, che sono due cose che per noi vanno a pari passo, non possono essere minimamente staccate. Sabato 21 settembre dalle 14 al Parco della Fara in Città Alta facciamo tutti insieme un'altra città. Fai anche tu un'altra città insieme a noi, partecipa all'iniziativa. Musica, concerti, aggregazione, una cucina, un bar sempre attivi per poter dare a tutti e tutte la possibilità di partecipare alla città. Costruiremo, oltre all'appuntamento in Fara, altre iniziative in futuro.